Tentato omicidio è con questa gravissima accusa che è finito in manette un 47enne aretino che avrebbe cercato di uccidere il fratello di 43 anni per poi abbandonarlo agonizzante sul ciglio della strada. I fatti risalgono allo scorso 23 novembre. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, tutto sarebbe accaduto per futili motivi mentre i due fratelli erano assieme in auto nei pressi dell'uscita della 4 corsie e 78 a San Zeno. Al volante il più grande che ad un certo punto avrebbe stoppato la marcia, costretto il passeggero a scendere e una volta estratto il coltello avrebbe iniziato a colpirlo. La vittima poi in una pozza di sangue era stata abbandonata qui in mezzo alla strada, aveva lesioni gravissime causate dalle coltellate, ma comunque era riuscita a farsi notare dalle poche auto di passaggio che avevano subito lanciato l'allarme. Sul posto i soccorritori dell'emergenza urgenza e la polizia di Stato. Il ferito era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per poi essere trasferito al policlinico Le Scotte di Siena, dove ha lottato tra la vita e la morte. È stato infatti operato alla mano, una delle zone più colpite, nel tentativo di difendersi, anche se le ferite più preoccupanti erano al fianco vicino ad un rene. Solo dopo settimane il 43enne è tornato in forze per raccontare quanto accaduto agli investigatori, che dopo una rapida indagine hanno arrestato il 47enne con alcuni precedenti, che dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato dal rapporto di parentela tra aggressore e vittima. Atteso per le prossime ore l'interrogatorio di garanzia di fronte al GIP, durante il quale l'uomo potrebbe raccontare. Torna ad accendersi la tensione nel quartiere di Saione, ancora una volta al centro delle cronache locali. L'ultimo episodio in via Curtatone. Qui martedì sera, attorno alle 21.30, si è accesa una lite e gli animi hanno subito iniziato a scaldarsi. Dalle parole poi ben presto si è passati ai fatti. Ho sentito le grida e mi sono affacciato. Fuggi fuggi e poi è arrivata la polizia. Una rissa, facciamo una cazzotta e facciamo di tutto. Il quartiere di Saione dunque ancora una volta alla ribalta delle cronache locali. Queste cose, specialmente a noi che non siamo più giovanissimi, danno fastidio, danno noia. Solamente una settimana fa a Campo di Marte era stata aggredita un agente della polizia municipale, colpita mentre era in servizio da un giovane che aveva dato in escandescenza. Era finita in ospedale al San Donato con una vertebra incrinata. Sempre tra Campo di Marte e Via Veneto, ad inizio dicembre un'altra violenta rissa, finita con una coltellamento. Se si accende la televisione è un casino. Insomma, l'ennesimo episodio di degrado e microcriminalità che riporta così sotto i riflettori la questione sicurezza in quest'angolo della città. Cosa ci sarebbe bisogno in questo quartiere? Di una vigilanza, secondo me, un pochino più attenta e di un presidio reale. Le aspettative sono state superate, ci attendevamo tanta gente, ce ne attendiamo ancora altra fino all'8 di gennaio. Dobbiamo dire, dobbiamo riconoscere che nella settimana precedente il Natale, in cui i flussi solitamente sono stati sempre più contenuti, quest'anno è andata particolarmente bene. Bilancio più che positivo per la prima parte di Arezzo Città del Natale, che ha superato il tetto di 1 milione di presenze. Dal 26 dicembre è infatti calato il sipario su questa edizione del villaggio tirolese in Piazza Grande, mentre restano attive le altre attrazioni, dal Prato al mercatino delle piazze San Jacopo e Risorgimento e la mostra Lego nella Galleria d'Arte Contemporanea di San Francesco, che allunga di altre 3 date, 6, 7 e 8 gennaio. Si chiude ora Piazza Grande per far posto alla fiera, rimane aperto tutto quello che è la città del Natale nella sua quasi interezza, perché dalla fortezza a Piazza Risorgimento e Piazza San Jacopo rimane tutto in piedi fino all'8, proseguiamo fino all'8 per poi chiudere, fare un bilancio di questa edizione che già ad oggi parrebbe positivo. La prima parte della Città del Natale si è dunque chiusa con numeri importanti, come dimostrano le prenotazioni degli alberghi e ristoranti. Monitoriamo costantemente gli arrivi e le presenze. Credo che i conti si fanno alla fine come al solito, ma credo che quest'anno avremo delle belle sorprese. Insieme all'amministrazione comunale e all'Unione dei Comuni del Prato Magno abbiamo pensato di focalizzare l'attenzione su una pianta infestante, il poligono del Giappone.
Come ho detto, è una pianta infestante, una pianta alloctona, quindi non tipica del nostro territorio, ma che è stata portata qui ormai da diverso tempo a scopi ornamentali, poi utilizzata anche per foraggiare ovini e caprini, ma è una pianta che mette a rischio la biodiversità dei nostri corsi d'acqua e anche la stabilità delle opere e degli argini, quindi crea anche dei problemi dal punto di vista idrogeologico. Proponiamo un volantino che è stato redatto dai nostri tecnici per dare delle indicazioni su come comportarsi ai cittadini ma anche alle altre amministrazioni. Innanzitutto quello che è importante fare è riconoscerla, iniziare a riconoscerla, perché ormai abbiamo visto che è molto diffusa purtroppo in Val d'Arno, si parla di circa 70 chilometri di corsi d'acqua ormai colonizzati, quindi capite che la situazione inizia ad essere preoccupante, ma non colonizza solo i corsi d'acqua, la ritroviamo anche lungo le fossette delle strade e anche in orti e giardini privati, quindi è importante che anche i cittadini ne prendano coscienza. Per poterla gestire noi abbiamo adottato la tecnica di tagliarla, trinciarla nel periodo di riposo vegetativo, quindi quando ha perso le foglie, lo stelo è secco, proprio perché ha minore capacità di riprodursi in quel periodo lì, e poi usiamo la tecnica dell'abbruciamento. Come affrontare le sfide del 2023? Dal 1 di gennaio ci sarà la nuova PAC, quindi occorreranno una serie di incontri in tutte le zone per promuovere, far conoscere quelle che sono le misure della nuova PAC, ma è anche un modo per fare gruppo, per stare assieme, per confrontarci sui problemi, su una agricoltura che cambia, una siccità che oramai è una costante, così come il tempo che non ha più quelle caratteristiche a cui ci aveva abituato fino adesso, ma adesso è un tempo molto più impetuoso, le piogge sono torrenziali quando piove, l'estate è un'estate torrida, siccitosa, e quindi l'agricoltura deve strutturarsi e prepararsi ad affrontare questi problemi per poter resistere dal punto di vista della produzione, affinché le aziende possano continuare a sopravvivere e a produrre alimenti di eccellenza. Ecco, questi temi sono all'ordine del giorno anche della Scia di Arezzo, l'affrontiamo confrontandoci sulle differenze tra i singoli produttori, su chi ha avuto più fortuna o più lungimiranza nell'affrontare le criticità che ci sono state, cercando di fare tutti assieme tesoro delle migliori pratiche e facendo fattor comune e provare insieme a vincere le sfide che nel futuro attendono il mondo dell'agricoltura.